Amen. Riusciamo ad avere un pochino più voce? Si sente bene anche da fondo adesso, ok? Alleluia! Quanti hanno goduto la presenza del Signore? La presenza del Signore è meravigliosa. Amen. È meraviglioso, non c'è niente di paragonabile. Io amo la gloria, amo saltare, amo ballare, ma l'adorazione è un'altra cosa. Amen. L'adorazione ti porta veramente profondo nel cuore di Dio e prepara l'atmosfera spirituale per la parola in un modo incredibile. Siete d'accordo con me? Amen. Mentre Stefania stava pregando, mi è venuta una parola. Sai quei santi disturbi dello Spirito Santo? Ti capita mai che stai pregando a un certo punto il Signore ti fa ricordare cose che in quel momento non c'entrano niente? A volte sono cose molto pratiche, tipo che ti sei dimenticato di pagare la bolletta. Non so se vi succedono solo a me. A volte inizi a pregare nello Spirito, i primi 3 minuti, quando prego in lingue, lo Spirito Santo mi ricorda quello che io sono stato in grado di dimenticarmi in una settimana. Quando Gesù ha detto, egli vi ricorderà ogni cosa, vi ricordate? Noi dobbiamo sempre prendere le cose e renderle spirituali e difficili. Siamo abilissimi. Gesù ha parlato di cose pratiche a persone che non avevano una grande cultura, non avevano nemmeno una grande teologia, e probabilmente di quello che lui ha detto avranno capito un cinquantesimo. Amen. Infatti, quando è risorto, ha ricominciato da capo a spiegare le cose del regno di Dio, 40 giorni. Facciamo un ripasso, come faccio io a scuola. Arrivo a un certo punto, poi vedo lo sguardo spento negli occhi dei ragazzi, e dico, ok, torniamo al capitolo 1. Ma Dio è buono e Dio è paziente, ok? Quando lui ha detto mi ricorderà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto, lui voleva dire veramente quello che ha detto. Dobbiamo rendere il Vangelo molto più semplice e pratico, perché quando lo rendi pratico il Vangelo funziona. Amen? Amen. Non serve la teologia per far funzionare il Vangelo. Paolo ha detto che il Vangelo è la potenza di Dio per chiunque crede. Amen. Quindi si tratta semplicemente di credere che le promesse sono nel sì e nell'amen. Amen. E un giorno ha detto Gesù l'ha detto 2 volte questa cosa. Ha detto tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, vero o no? E poi ne ha parlato in relazione alla Chiesa. E poi ha detto tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. E è stato insegnato di tutto su questo. Normalmente quando si parla di legare e sciogliere ci vengono in mente subito i demoni. Amen. Però io sono andato a controllare un po' nel testo originale, quel verso lì, e mi ha colpito una cosa, che c'è una Bibbia, che però non è in lingua italiana, che è l'unica che lo traduce come correttamente è stato scritto nella lingua greca. E questa versione è la King James Version americana. Io amo quella traduzione lì. E l'ho trovata la più fedele, però passiamo dall'americano al toscano napoletano. Ve lo traduco come è correttamente nella lingua originale. Sentite la differenza. E tutto ciò che sarà stato legato nei cieli, voi lo legherete. E tutto ciò che sarà stato sciolto nei cieli, voi lo scioglierete. Un po' diverso, vero? Gesù sta dicendo questo. Quello che nei cieli sarà sciolto, voi lo dovete sciogliere sulla terra. Quello che sarà legato nei cieli, perché è un più che perfetto l'interno, quello che sarà stato legato nei cieli, voi lo dovrete legare sulla terra, e ciò che sarà sciolto, voi lo dovete sciogliere. In poche parole, ascolta, non è che noi abbiamo il potere di legare le cose in cielo, è che quando le cose sono legate in cielo, noi abbiamo il potere di legarle sulla terra. E quando le cose vengono sciolte, sai perché? Perché Gesù ha detto che non viene fatta in cielo come in terra. La volontà di Dio deve essere fatta in terra come fatta in cielo. Altrimenti vorrebbe dire che Gesù si è contraddetto. Prima ha detto che la volontà di Dio deve essere fatta in terra come è fatta in cielo. E poi però dice, o dovrebbe dire, che ciò che leghiamo si scioglie. Quindi com'è? Che in cielo deve essere fatta la volontà della terra, o è la terra che deve essere fatta la volontà che è in cielo? Sai, quando Gesù ha dato la sua vita, lui ha sciolto e lui ha legato.
E noi come ambasciatori, come Chiesa, quale autorità abbiamo? Di eseguire, dice il Salmo, il giudizio già scritto. C'è un Salmo meraviglioso, non mi ricordo se c'è il Salmo 147 o 148. Dice, abbiano le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. E la spada a due tagli non è la Bibbia. Se tu vai nella lettera di Efesina, nel capitolo 6, c'è scritto che la spada a due tagli è la spada dello Spirito, che non è il Logos di Cristo, ma il Rema. E c'è una bella differenza. Il Rema è la parola vivente che lo Spirito Santo mette nella tua bocca. Se non è Lui a dartela, tu la puoi proclamare quanto vuoi, ma non succederà niente. Ecco perché Gesù ha detto, senza di me voi non potete fare nulla. Noi abbiamo bisogno necessariamente dello Spirito Santo. È Lui che mette una parola nel tuo cuore e nella tua bocca. Ma Lui è morto sulla croce per legare e per sciogliere. Partiamo dallo sciogliere. Sciogliere che cosa? Tutto ciò che sotto la legge era legato. Le benedizioni della legge, la legge prometteva che il giusto sarebbe stato benedetto. Sarai benedetto nell'entrare, sarai benedetto nell'uscire, sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetta sarà la tua aria, benedetti saranno i parti delle tue vacche. Vi ricordate, Dio ti metterà alla testa e non alla coda. Tutto ciò che toccherai riuscirà, è vero o no? Erano le promesse contenute in Deuteronomio 28, però sai, tutte quelle promesse erano legate, perché erano legate alla perfetta obbedienza dell'uomo verso la legge. Se tu hai cura di mettere in pratica tutti i comandi che io ti do, tutti, Giacomo dice, se la trasgredivi in un punto, eri colpevole di averla trasgredita tutta. E Paolo dice che nessuno sarà salvato, benedetto, attraverso la legge, è evidente. Tutte quelle benedizioni erano legate all'ubbidienza. Ma Gesù ha adempiuto la legge nella sua vita e quando ha dato la sua vita per noi, Lui ha sciolto tutte quelle benedizioni che erano legate. E qual è la nostra autorità? Quella di rilasciarle attraverso la predicazione, la parola della nostra autorità. Ma Lui ha anche legato, che cosa ha legato? Ha legato il potere di Satana e ogni maledizione che era legata all'ubbidienza della legge. Amen? Ci sono cose che prima erano sciolte, adesso, gloria a Dio, sono legate nell'uomo spirituale e ci sono delle cose che erano legate e che sono sciolte. E quando tu predichi, dichiari che tutto ciò che è stato sciolto deve essere sciolto e rilasciato nella vita delle persone. Ecco perché Paolo ha detto, Dio nella sua sapienza ha deciso di salvare, guarire, benedire, prosperare e proteggere gli uomini attraverso la stoltezza della predicazione. La predicazione del Vangelo è la chiave. Gesù ha detto, predicate il Vangelo a ogni creatura e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Amen. Lo sai, nel Vangelo di Giovanni, alla fine, capitolo 20, alla fine del capitolo 20 dice, molti altri segni fece Gesù, vi ricordate? Ma non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate. Ascolta, ma questi sono stati scritti affinché crediate e abbiate la vita mediante la fede in Lui. Sai che cosa vuol dire? Che la parola che edifica la nostra fede sono i quattro Vangeli. E invece abbiamo fondato più la nostra fede su Paolo che su Gesù. Noi Paolo lo prendiamo subito, ma col Vangelo abbiamo più difficoltà. Ma non è mai scritto da nessuna parte che le lettere sono state scritte perché abbiamo fede in vita. Mai. Solo la parola di Dio? Certamente sì, ma la parola di Dio fatta carne a Gesù, non Paolo. Amen. Amen. Invece i quattro Vangeli sono la testimonianza e sono la parola che edifica la fede. Quando sei malato vai a leggere gli episodi di guarigione del Vangelo. Quando sei depresso vai a leggere Luca 24, quando Gesù si accostò a quei due discepoli che erano tristi. Quella parola, la parola di Gesù è il potere di entrare e di rilasciare vita, di creare la fede, di
Pietro dice dopo il miracolo alla porta bella, è la fede che si ha per mezzo di lui, non per mezzo di Paolo. Paolo stesso dice in Romani 10:17, la fede viene dall'udire, e dall'udire il rema di Cristo. Quando tu vai al Vangelo, il Vangelo crea la fede dentro di te. Perché nei quattro Vangeli c'è Gesù. Vi ricordate? Quattro uomini calarono un paralitico davanti a Gesù. Quattro uomini, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, oggi ti portano davanti a lui. Non è meraviglioso? Quattro erano le persone che portavano l'arca del patto. Erano quattro. L'arca del patto è la testimonianza di Cristo. Ci sono solo quattro che ti portano dritto davanti a Gesù. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Amen. Invece noi abbiamo fondato più la fede su Paolo che su Gesù. Ma sai, alle sette chiese in Apocalisse non è Paolo che scrive le lettere. È Gesù che scrive le lettere. E la Bibbia dice nell'Apocalisse che la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Cioè nella Chiesa deve tornare la parola vivente di Cristo attraverso la predicazione dei Vangeli. Amen? Siete con me? Questa sera faremo un percorso non lungo per mostrare qualcosa di meraviglioso. E cioè che spesso non abbiamo capito niente del Vangelo. Io per primo. Ci siamo sforzati una vita per crescere spiritualmente. Dove sei? Amen. È diventata una fissa. Noi dovevamo crescere spiritualmente. Come se un bambino non crescesse senza bisogno di sforzarsi. Avete mai visto genitori che sono lì a cercare di crescere? Cercare di crescere. Tutto ciò che è nato cresce. Gesù ha detto: chi di voi con la vostra ansia, la vostra preoccupazione può aggiungere un solo cubito alla propria statura? La risposta è ovviamente no. Lo sai che cosa è la vera crescita spirituale? Diminuire. Non è salire. Giovanni ha detto un giorno: bisogna che io diminuisca e lui cresca. Man mano che cammini con Gesù, scopri che desideri che ci sia sempre più spazio per lui e meno spazio per te, vero o no? Desideri che gli altri vedano lui. Desideri che sia lui a operare. Questa è la crescita. Quando accetti Gesù c'è tanto di te. Sei tu che vuoi convertire il mondo, sei tu che vuoi andare, sei tu che prendi la testa del tuo collega, la picchi nel muro perché non riesci a capire quello che tu non hai capito per 30 anni. Ma a un certo punto ti fermi e dici: forse Signore sono io che sto facendo le cose, vero o no? E allora piano piano scopri che la cosa migliore da fare è lasciare più spazio a lui, meno spazio a te. Questa è la crescita spirituale. Non è fare più cose, forse farne meno e lasciare che sia lui a fare di più. Amen? Dio non ci chiede di salire fino a lui. Dio ha scelto di chinarsi fino a noi. Invece noi a volte lo vediamo così alto, così irraggiungibile, diciamo: Signore, devo ancora crescere tanto. No, devi smettere di provarci. La santificazione è l'azione dello Spirito in noi. Lo sai, se tu provi un giorno, avete un mare bellissimo, come noi in Toscana, a farti una passeggiata sul mare e ad adorare per un po' di tempo il Signore, pregando nello Spirito, quando smetti ti accorgerai che in te è aumentato l'amore. Ti guardi le persone in un modo diverso. Ti accorgerai che c'è una pace, che la tua mente all'inizio forse era agitata e preoccupata e adesso nella tua mente c'è come un lago tranquillo. L'avete mai sperimentato? Sai come si chiama quello? Il frutto dello Spirito, non il frutto tuo. Lo Spirito Santo crea il frutto che piace a Dio in noi. Non è per i nostri sforzi. Il profeta dice: non è per forza e non è per potenza, non è per lo sforzo e non è per potere, è per il mio Spirito, dice il Signore. E questa sera vedremo quanto
è diverso il modo di vedere Dio in una delle due dimensioni in cui lo possiamo vedere, cioè quella delle opere, dello sforzo, nel cercare di fare le cose con Dio, quanto è diversa invece la rivelazione di un Dio così grande che per venire al nostro livello si è fatto così piccolo. E lo vedremo nella vita di un personaggio che tutti conosciamo, che è Mosè, e cominceremo da qui, guarda, dal libro dell'Esodo, capitolo 3, nell'incontro, nel primo incontro che Mosè ha con Dio. Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi: guardate alla vostra vocazione, vi ricordate quella parola? Guardate la vostra chiamata. Sai perché? Perché nella tua chiamata, nel momento e nel modo in cui Dio ti ha chiamato, c'è tutto il tuo cammino. Se tu vai a vedere il modo in cui Dio ti ha chiamato, vedrai qual è la tua chiamata. Ad esempio, Paolo è stato chiamato attraverso una rivelazione personale, ma il primo discepolo che ha incontrato si chiamava Anania, vero o no? E la prima cosa che ha fatto è stata aprirgli gli occhi. Questo discepolo, Anania, la parola Anania, Canan, vuol dire grazia, Yahweh vuol dire Dio. Il primo discepolo che ha incontrato si chiamava, in ebraico, grazia di Dio. E che cosa ha predicato Paolo per il resto della sua vita? Il Vangelo della grazia di Dio. Invece la prima cosa che è accaduta quando Pietro ha conosciuto Gesù è stata la pesca. 3 anni e mezzo dopo, durante una predica, non ha catturato 3.000 pesci, ma 3.000 anime. Tu guarda come Dio ti chiama e vedrai quello che devi fare. A volte ci chiediamo: che cosa devo fare? Vai a vedere come Dio ti ha chiamato. Che cosa stai facendo quando Dio ti ha chiamato? Che cosa hai fatto nel momento in cui ti ha chiamato? Quando sai... Giovanni che cosa faceva quando è stato chiamato da Gesù? Rassettava le reti. Stava con il fratello a rassettare le reti. Cucire le reti vuol dire creare legami d'amore e restaurare i rapporti dove si sono interrotti, e infatti è il discepolo che ha avuto la rivelazione dell'amore di Gesù. E tutto il suo lavoro è stato predicare l'amore di Gesù, perché l'amore di Gesù cuce il tessuto strappato della Chiesa, ricrea i rapporti tra i fratelli. Guarda come lui è stato chiamato. Pietro gettava le reti, ha pescato. Giovanni le rassettava, e quello è stato il suo lavoro, l'amore della Chiesa. Paolo incontra un uomo che si chiama Grazia di Dio, predica per tutta la vita quello. Non è meraviglioso? Mosè stava pascolando il gregge. E che cosa ha fatto per il resto della vita? Ha pascolato il gregge di Dio, vero o no? Paolo lo stesso, e Davide lo stesso. Davide stava pascolando il gregge di suo padre. E che cosa è diventato? È diventato il re di un popolo, di un gregge. Guarda come Dio ti chiama e vedrai che cosa devi fare nella tua chiamata. E Mosè infatti pascolava il gregge dietro suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio, Horeb. E l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Che rivelazione! Quando tu sei con il Signore, puoi passare il fuoco, dice Isaia, non essere bruciato. Se passerai le grandi acque, non ti sommergeranno. Se passerai nel fuoco non sarai consumato. Guarda questo, la prima cosa che Dio fa vedere a Mosè è la prova. Un roveto, un pruno in mezzo a una fiamma di fuoco. Gli stava dicendo: il mio popolo è in mezzo a una fiamma di fuoco. Però sai, l'angelo del Signore, ascolta questo, lo chiamò dalla fiamma di fuoco. Sai perché? Perché anche quando sei in una fiamma di fuoco, Dio è lì con te. E noi traduciamo sempre quel vada al faraone, vi ricordate? Vada al faraone di, vada al faraone di. Sapete che invece il verbo ebraico di quel va è bo. E bo in realtà più che dire va vuol dire vieni ed entra. Il Signore prima di dirti vai ti dice vieni da me. Ogni volta che lui ti manda da qualche parte, ascolta, lui è già al traguardo e ti sta invitando ad andare con lui. Gesù spinge i discepoli a salire su una barca, ma quando sono nella tempesta, lui è nella tempesta insieme a loro. Quello che Dio stava dicendo è: io sarò nel fuoco con il mio popolo. Io non sono un Dio che sta nei cieli e guarda ciò che accade sulla terra, io scendo e vengo nel fuoco dove sei tu.
Quando Dio parlò a Giobbe, alla fine della sua storia, è scritto che Dio gli parlò dalla tempesta. Vi ricordate? A volte Dio ti parla dalla tempesta in cui tu sei. Sai perché? Perché lui è dentro la tempesta con te. A volte il Signore non calma le tempeste, però ti promette che sarà con te nella tempesta. E se Dio è con te nella tempesta, è più sicuro essere nella tempesta con Lui che nelle acque calme senza di Lui. Lui a volte non spenge il fuoco, però ti promette che Lui sarà in quel fuoco. E se Lui è in quel fuoco, tu non sarai consumato. Infatti Daniele viene gettato in mezzo al fuoco, ma non viene consumato. Daniele viene gettato in mezzo ai leoni, ma Dio chiude la bocca dei leoni. È meglio essere in mezzo a un fuoco di prova con Gesù che esserne fuori senza. Amen? Mosè guardò ed ecco il plumbo era tutto in fiamme, ma non si consumava. Verso 3, Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione. E come mai il plumbo non si consuma? Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al plumbo e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Attenti la prima cosa che Dio dice a Mosè. Qual è? Non ti avvicinare qua. Una distanza. Poco più avanti, quando Dio darà la legge, dirà al popolo: nessuno si avvicina al monte. Vero o no? Se anche un uomo, dice, una bestia si avvicina al monte, sia lapidata. Cioè, una distanza. Sapete qual è stata la prima parola che Gesù ha detto quando incontra i primi discepoli, Giovanni? Venite e vedrete. Mosè rappresenta la legge. Mosè è chiamato il servo del Signore, fedele in tutta la sua casa. In Giovanni 8 Gesù dice: ora il servo non rimane sempre nella casa, vero o no? Ma il figlio vi rimane, ascoltate questa, il servo non rimane sempre nella casa. È Gesù che sta parlando, non battervi a fare. Il servo non rimane sempre nella casa. Beh, la casa che cosa è? La presenza di Dio. La chiesa anche. La dimora con Dio, la presenza. Poi possiamo chiamarla salvezza, chiamala come vuoi. Ma il figlio vi rimane? Ok, il servo e il figlio. Il servo è Mosè. Il figlio è Gesù. Ma sei anche tu. Quanti sono figli? Se qualcuno deve aver paura di perdere la salvezza, è chi vive nella legge. Perché Gesù non ha detto che il servo vi dimora, ma il figlio no. Ha detto che il servo non rimane sempre nella casa. Infatti il tempo in cui Mosè è stato usato è stato un tempo limitato. Mosè non è entrato nel destino della terra promessa. E se c'è entrato quando Gesù si è trasfigurato, perché la grazia rende impossibile ciò che la legge, possibile ciò che la legge rende impossibile. Quindi se Mosè ha messo i suoi piedi nella terra promessa, grazie alla grazia di Dio, amen? Invece il figlio vi dimora sempre. Figlio uguale grazia, servo uguale legge. Dov'è che è più facile perdere la casa del Signore? Gesù ha detto: il figlio dimora sempre nella casa. Se tu sei nato di nuovo e sei figlio di Dio, tu puoi essere certo che dimori per sempre. Infatti nel Salmo 23 finisce così e dice: io dimorerò nella casa del Signore per lunghissimi anni, che come dire per sempre. Amen? Non ti avvicinare. Guardate, tre cose. Uno, non ti avvicinare qua. Due, togliti i calzari. Terzo, il luogo su cui stai è un luogo santo. Sai? Tutte queste tre forme noi le abbiamo prese dentro la nostra mente, tutte e tre. Abbiamo vissuto la distanza da Dio. Ti è mai successo che a volte vuoi pregare, c'è come un blocco? Anzi, prima provo a farcela da solo, se poi non ce la faccio chiederò a questo qualche fratello di pregare per me. Due, Signore, noi dobbiamo togliere qualcosa per poter venire a te. A volte l'hanno chiamato il tuo Isacco,
devi sacrificare il tuo esatto per poter servire il Signore. Cioè, a qualcosa devi rinunciare. Solo in Toscana. Terzo, il luogo è più importante di te. Tanti anni fa, una bambina della figlia di una nostra sorella della comunità si ammalò improvvisamente di un cancro al cervello. La bambina, non so se aveva 2 o 3 anni, questo cancro si sviluppò talmente veloce, sentite, che da dentro spinse un occhio fuori dall'orbita. Potete immaginare la mamma. E una sera noi facemmo un incontro di preghiera per lei. E non avevamo la bambina, perché la bambina era nel reparto di oncologia pediatrica all'Università di Pisa. Il giorno io ancora, quegli anni, ero a Pisa, stavo finendo l'università, e andai in oncologia pediatrica. Se qualcuno non c'è mai stato, quando vai lì, smetti di lamentarti dei tuoi problemi. E quando io entrai in quel reparto, la mamma, che era una sorella, aveva avuto 27 anni, della nostra comunità, stava leggendo la Bibbia. E lei mi guardò e mi disse: Walter, io lo so che Gesù l'ha già guarita, mia figlia. Poche parole. Se Gesù fosse stato lì presente, avrebbe detto: la tua fede? Io non ho avuto la fede di dirle quello. Però siamo tornati, la sera abbiamo pregato e non avevamo niente di lei. Allora, come gesto, qualcuno della comunità prese la fotografia di questa bambina e l'appoggiò davanti dove si pregava, e uno di quella comunità si indignò perché disse: questo è il luogo santo del Signore e voi mettete una foto, voi siete persone che non hanno rispetto del luogo, perché il luogo, Gesù ha detto, la vita vale più del vestito. Però sapete, da quella sera il tumore cominciò a tornare indietro, l'occhio rientrò nell'orbita. Questa bambina sta facendo la terza media alla scuola dove insegna. Ah, puoi dire gloria? Puoi dire gloria? È stato un miracolo talmente grande. E il miracolo grande è stato la fede della mamma, sai? Quando tu ti nutri della parola di Dio, la parola di Dio ti porta in una dimensione sovrannaturale dove ogni cosa è possibile. Non è la fede umana, è la vita, la fede che entra da Cristo in te attraverso la sua parola. È glorioso questo. Ma noi a volte abbiamo frainteso, siamo vissuti più nel vecchio patto sotto la legge, abbiamo sentito distanza, abbiamo creduto di dover togliere qualcosa dalla nostra vita e abbiamo creduto a volte che il luogo era più santo di noi. Invece molti anni dopo Gesù ha insegnato questa storia. Beh, in Ebrei 10:22, guarda come cambiano le cose sotto la grazia. Avendolo un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci. Qual è la prima cosa che Dio ha detto a Mosè? Non ti avvicinare. Sotto la grazia la prima cosa che ti dice è avvicina. La grazia di Dio avvicina le persone a Dio attraverso una relazione filiale. Ogni volta che qualcuno ti crea un motivo, ascolta, per non avvicinarti a Dio, devi rigettare quella cosa, perché il Signore ti dice: non soltanto avviciniamoci, ma avviciniamoci con cuore sincero. Non vuol dire che devi tu avere il cuore sincero, vuol dire che il tuo cuore è stato lavato dal sangue di Gesù Cristo, la tua coscienza non è più la coscienza di peccato, tu sai che i tuoi peccati sono stati pagati. Amen? E quando sai che i tuoi peccati sono stati pagati, tu puoi andare dal Signore sapendo che ogni cosa è stata sistemata. E poi dice: con piena, cioè non con fede, con piena certezza di fede. Cioè tu sai questa certezza interiore che il sacrificio di Gesù ha messo ogni cosa a posto con Dio e che Dio oggi ti sta dicendo: figlio mio, avvicinati a me. Non restare lontano, vieni vicino a me. Avendo, guarda, non dice avendo fatto tutte le cose giuste. Perché lo so che quando noi leggiamo con cuore sincero, subito il diavolo viene e ti dice: per avere il cuore sincero devi aver fatto tutte le cose giuste. Ma ieri sera tu hai litigato con tuo marito. Come puoi avvicinarti con cuore sincero? Tu non hai avuto fede quel giorno
con Dio e creerà sempre qualche motivo. Ma guarda cos'è che rende il cuore sincero: non le tue opere perfette, ma il fatto che il tuo cuore è stato asperso di quella asperzione che lo purifica da una cattiva coscienza e che il tuo corpo è stato lavato con acqua pura. L'attenzione è sempre su Dio e non su te. E quando leggi quello devi dire: Signore, le mie intenzioni non sono perfette, ma il tuo sacrificio è perfetto, tu hai lavato il mio cuore. La tua parola, il tuo Vangelo ha lavato il mio corpo. Qualunque cosa dica il diavolo, io oggi scelgo di venire da te con piena certezza che tu mi ami più di quanto io amo te. Amen. Wow, andiamo avanti. Numero uno, abbiamo detto: togliti i calzari da ieri. Guarda Gesù cosa ha insegnato invece, la grazia di Dio. In Luca capitolo 15, 22, il padre disse ai servi: presto portate qui la veste più bella. Lo sai per chi era quella veste? La più bella per il figlio primogenito. Capito perché era arrabbiato? Che cosa avrà pensato quando ha detto: sei andato al mio guardaroba, il vestito mio l'hai dato a lui. Noi abbiamo avuto la veste del primogenito, che è Gesù. Noi siamo rivestiti della sua giustizia. Non è il suolo che è santo, è il giusto che santifica il suolo. Non è il luogo santo che santifica te, sei tu. Gesù ha detto: che cos'è che santifica? Il tempio, il tesoro o il tesoro, il tempio? È ciò che è dentro di te, che è Cristo, che santifica ogni luogo dove tu vai. Tu devi sapere che sei un essere infettivo della santità di Dio. Sei un portatore sano della santità di Dio. Quello che tu tocchi viene santificato, perché il santo vive in te. Giovanni dice: colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Ma noi cosa insegniamo? Non andarti a contaminare con il mondo. Stiamo dicendo che colui che è nel mondo è più grande di colui che è in te. Invece, per la grazia di Dio, colui che è in te è più grande. Quindi non è il mondo che infetta te, sei tu che santifichi il mondo. Ma devi cominciare a crederci. Devi cominciare ad andare al lavoro dicendo: Signore, io ho sempre creduto che quel lavoro fosse la mia benedizione. Invece a quarto, l'altra sera, ho capito che sono io la benedizione per il mio lavoro. Ascolta, non fu Potifar la benedizione per Giuseppe. Fu Giuseppe la benedizione per Potifar. Ma noi abbiamo una mentalità talmente corrotta che noi diciamo: ma Signore, non mi far perdere questo lavoro è la mia benedizione. E tu credi davvero che un lavoro sia la benedizione per qualcuno che in Abramo è scritto: sarai fonte di benedizione? Sei tu la benedizione per quel lavoro. Devi cominciare a cambiare il modo di pensare. Io vado a scuola la mattina e dico: Signore, grazie, perché tu farai qualcosa attraverso di me che cambierà la vita di qualche ragazzo questa mattina. E magari dopo tanti anni una persona ti incontra e ti dice: sai, quel giorno quella parola che tu mi hai dato. Lo sapete cosa è successo qualche giorno fa? Tanto è anonimo, quindi posso dirlo. In una delle mie classi c'era una ragazza che stava passando una grave crisi. Voti tutti sul 4. E io, se devo darti 4, ti do 4. Perché prendere in giro e mentire non è il modo di aiutare le persone. Aiutare le persone a questo compito è 4, ma tu per me vale 10. La prossima volta andrà meglio. La madre viene inferocita a scuola, sul piede di guerra, dicendo: ora io a lei toglierò computer, telefono, pigiama, ciabatte, cibo, vitto, alloggio e forse anche il cognome. Ho detto: signora, frate, numero uno, si calmi. No, ma mia figlia, me la lascia in culo per qualche minuto. Lei è terrorizzata, dice: allora cosa? Oltretutto io ho 4 materie con lei. Ho fatto una chiacchierata con lei. E una settimana dopo la mamma mi scrive una lettera che custodisco gelosamente, mi ha scritto: io la ringrazio perché quello di cui mia figlia aveva bisogno era di un padre che l'ha trovato in lei. E si è creato un rapporto e un legame con questa ragazza che ha cominciato a studiare. Al compito di italiano successivo è passata da 5 all'8 e mezzo. Noi siamo chiamati a spargere la redenzione, a dare la grazia alle persone. La grazia cambia la vita delle persone. Quando tu ti aspetti una punizione e invece arriva l'amore.
Questo Dio fa con noi, ti aspettavi una mazzata, invece vai al culto e scopri che quel giorno sei stato benedetto più di tutte le volte che eri andato come quel fariseo. Signore, oggi sono andato al culto e sto proprio bene. Ho fatto tutto quello che dovevi fare, in poche parole non ho bisogno di te oggi. Perché ho messo a posto le mie cose e a Sceva non è successo niente. Ti è mai successo invece nel momento in cui non ti meriti assolutamente niente, Dio ti spiazza perché ti dà qualcosa che non ti meriti. Io dico sempre ai genitori, fate i regali ai vostri figli quando non se lo meritano e cambierete il loro cuore. Perché fare un regalo quando se lo meritano sa di ricompensa, ma non è un regalo. Dio ha dato il suo figlio a noi quando non ce lo meritano. Grazie. Amen. E il padre è uno che non se lo meritava, dice datemi la veste più bella, rivestitelo, mettetevi un anello al dito. Sai cos'era un anello? L'anello era la carta visa di quel tempo. A quel tempo le persone ricche non portavano il denaro. Primo perché il denaro li puoi portare un po', perché a quel tempo era molto facile che qualcuno ti mettesse le mani addosso e ti derubasse. Numero due, il denaro è qualcosa di sporco. E le persone, i signori, non lo portavano, ma portavano un anello su cui c'era il simbolo della famiglia. Ascolta, la famiglia. Quando andavi a pagare, sigillavi con l'anello. Era più della carta di credito di oggi. Si pagava con quello. C'è un sigillo che è stato messo su di te, il sigillo dello Spirito Santo. Tu hai un credito sul conto corrente, che è il credito di papà. Per quello, nell'episodio del buon samaritano, il samaritano dice, prenditi cura di lui, ti ricordi? E tutto quello che spenderai più, te lo do io al mio ritorno. Ti lascio la mia carta di credito. Fratelli, noi possiamo ministrare le infinite ricchezze di Dio. Non essere spilorgio quando benedici le persone, perché tu hai un sigillo che vale più di tutto l'oro di questo mondo. Amen. E poi dice, e incalzari... Cosa disse Dio a Mosè? Perché nelle case di quel tempo gli schiavi non potevano portare i calzari. C'era solo una categoria che poteva portare i sandali in casa ed erano i figli. Sta dicendo questo, sei tornato da me come un servo, ma io ti rivesto come un figlio, non voglio servi nella mia casa, voglio figli. Lui aveva già i suoi servi. Infatti il figlio minore dice, quanti servi nella casa di mio padre? Mangiano in abbondanza. A lui ti rimette i calzari. Paolo in Efesini 6 dice che i calzari sono i calzari per propagare il Vangelo della pace, non della distanza, non il Vangelo di un Dio che giudica, ma il Vangelo di un Dio che è venuto a portare pace tra lui e noi, pace con noi stessi e pace tra di noi. Solo quando vivi da figlio tu puoi predicare il Vangelo della pace. Chi vive da servo è sempre arrabbiato. Sai, i pulpiti non sono stati dati per colpire le pecore. Grazie Gesù. I pulpiti sono stati dati per sfamare. Vi ricordate quando Mosè prende il bastone e colpisce due volte la roccia di Ore? Vi ricordate? Dio si arrabbiò e gli disse, per quello che tu hai fatto, tu non entrerai nella terra promessa. E poi dice a lui ad Aronne, voi non mi avete santificato davanti al popolo. Sai cosa vuol dire quella parola santificato? Non mi avete rappresentato degnamente. Mi avete rappresentato come un Dio che colpisce, mentre io sono un Dio che sfama attraverso la manna. La parola di Dio, l'autorità di Dio. Paolo dice l'autorità che mi è stata data per edificare, non per distruggere. I pulpiti non sono dati per colpire le pecore perché si devono ravvedere, sono dati, i pulpiti sono dati per spezzare i pani e dare i pesci. Nutrire le pecore, non colpire. Amen? Dio disse, torniamo a Esodo 3:5, non ti avvicinare qua, invece Ebrei dice, avvicinatevi. La legge dice, togli di calzari. La grazia invece dice, vivi da figlio, metti i calzari. Il luogo sul quale tu stai è un luogo sacro. Invece guarda ancora in Luca 15, il padre disse ai suoi servi, presto qui, la veste più bella. Sai che cosa è questa? È la veste della giustizia. Quando tu sei rivestito della giustizia di Cristo, sei tu che santifichi il suolo, non è il suolo che santifica te. Amen? Andiamo verso la fine?
Verso 23. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo. Vedi, tu sei figlio, perché qualcuno è stato portato fuori e ucciso. Gesù è stato condotto fuori da Gerusalemme e è stato immolato affinché tu fossi rivestito della veste della giustizia, affinché tu avessi l'anello regale, un conto corrente illimitato da parte di Dio. Ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, cioè un luogo di gioia. Invece, nella lettera di Ebrei è stato scritto che quando Mosè era davanti alla presenza di Dio c'erano tuoni, tremore, una nube scura fitta. Disse: sono spaventato e tremo. Sotto la legge c'è paura, ma sotto la grazia c'è festa. La Chiesa è la casa del Padre. Se tu vuoi imparare a stare in un modo degno nella Chiesa, devi imparare a fare festa nella Chiesa. E imparare a rallegrarti nella Chiesa. Il Padre disse: si doveva fare festa. Amen? Sai perché lui fa festa? Perché noi tutti eravamo morti e siamo tornati in vita. Perché noi tutti eravamo perduti e siamo stati ritrovati. Finiamo. Verso 6. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva. Quando vivi nella legge c'è paura. C'è paura che, sai perché? Perché sai che non farà mai tutte le cose giuste. E sai, più cercherai di farlo e più credrai. Pietro nel momento di massimo sforzo ha vissuto il più grande fallimento. Se anche tutti questi qui, quegli 11 che tu hai scelto, che io non avrei scelto, ma che tu hai scelto, ti rinnegassero, io non lo farò mai, sono pronto ad andare in prigione alla morte per te. Però no. E come è finito? Nel momento in cui ci ha provato, ha fallito. Se non ci è riuscito lui, che è stato 3 anni accanto a Gesù, perché dovresti riuscirci tu? Amen? Ma sai, quello che invece lui fa nella tua vita non fallirà mai. Ciò che noi lasciamo fare. Un giorno Gesù si chinò fino in terra come un servo e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. E Pietro gli disse: tu non lo farai mai. E aveva ancora la mentalità di lui che doveva servire Dio, ma non di Dio che doveva servire lui. E Gesù gli disse: se io non ti lavo, tu non hai parte con me. Noi abbiamo parte con Gesù solo in ciò che permettiamo a lui di fare per noi. Quando lui ti guarisce, tu diventi uno strumento per guarire gli altri. Quando lui ti libera, tu diventi uno strumento. Tu hai parte con Gesù solo in ciò in cui tu permetti a lui di servire te. Lui è venuto in questa terra non per essere servito. Marco capitolo 10. Ma per servire e dare la sua vita. Ma lui aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto, non una volta, 2 volte. Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Attenti, infatti conosco i suoi affanni. Dio conosce i tuoi affanni. Il Signore conosce il tuo dolore, conosce le tue malattie. Non è un Dio lontano, è un Dio che conosce la sofferenza. Verso 8, Isaia 53 dice che Gesù è venuto come familiare con la sofferenza, vi ricordate? Verso 6, in Giovanni, attenti, è scritto che una donna fu presa, vi ricordate, fu portata, accolta in fragrante adulterio davanti a Gesù. Questa donna arrivò probabilmente in ginocchio, a terra, pronta per essere lapidata, e tutti gli altri erano in piedi. A un certo punto Gesù fa un atto profetico. Il verso 6 dice: dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù questo gesto è così carico di significato. Dio non chiede a te di salire fino a lui, Dio si china lui verso di te. Pensa questo: Gesù è il Dio che ha formato le galassie. È il Dio che ha creato il cielo e la terra. È colui che con la sua parola tiene tutto l'universo in equilibrio.
E questo Dio così grande si è fatto piccolo come un bambino. È nato in una mangiatoia. È cresciuto come un bambino. E non contento di questo, ha scelto di chinarsi verso i peccatori. Gesù chinatosi. La grazia di Dio si china verso il bisogno. Non chiede a te di riuscire a salire verso di Lui, ma è Lui che chiede di poter scendere verso di te. Sai come finisce? Ascolta questo. La donna era chinata, Gesù era in piedi. Questa scena finisce con Gesù chinato e la donna in piedi. Lui si è umiliato per rialzarti. Lui si china per poterti rialzare. Si mise a scrivere col dito in terra. Avanti. Guarda cosa dice al verso 3. Già appunto nel vecchio patto. Sono... Non dice, sali su. Dice, io sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani attenti. E per farlo, wow, lui è sceso perché tu salga. Lui si china perché tu rialzi la testa. Lui è stato umiliato perché la tua testa si rialzi. Puoi avere paura di un Dio così? Di un Dio che si è umiliato. Paolo dice, Cristo Gesù, pur essendo trovato in forma di Dio, non considerò un tesoro geloso essere uguale a Dio, ma ekenosen. Il verbo keno in greco vuol dire annullò se stesso, svuotò se stesso di tutto quello che poteva essere, assumendo la forma di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. E se questo fosse stato poco, alla morte di croce, una discesa verso il nulla, perché tu dal nulla potessi salire alla dignità di figlio. E per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Ascolta, Dio a volte ti chiede di lasciare delle cose per darti delle cose più grandi. Nella loro mentalità l'Egitto era quanto di più grande potevano avere. Ma Dio ha sempre qualcosa di meglio per te. A volte il Signore ti alza per portarti verso qualcosa di grande e di spazioso. Dio non ti chiede di andare nel deserto, Dio ti chiede di superare il deserto per andare in qualcosa di grande e spazioso. Non mettere tu il limite quando Dio non lo mette. Amen? In un paese nel quale scorre il latte e il miele. Ora state attenti al verso 10. Ora dunque va, ma abbiamo imparato il verbo, scusa, il verbo può vuol dire ora dunque vieni. Sai, quando Dio ti ha creato, ascoltate questo, quando Dio ti ha creato, Lui ha creato un destino per la tua vita, un traguardo. Non parlo di predestinazione, parlo di traguardo. Amen? Forse ci capiamo meglio. C'è un traguardo per la tua vita, ma c'è una buona notizia, che Gesù è già quel traguardo prima di te. Lui ha conquistato il traguardo e ti sta chiedendo di raggiungerlo. Se Lui l'ha già conquistato per te, puoi essere certo che se cammini con Lui, Lui in qualche modo ti farà arrivare. Amen? Non stare a scervellarti come farai a raggiungerlo. Quello che tu devi fare non è puntare il traguardo, quello che tu devi fare è puntare Gesù. Amen? Verso 11. Mosè disse a Dio, attenti, chi sono? La legge ti rende consapevole di te stesso. Quando tu sei più consapevole di te che di Dio, stai camminando per legge. A volte qualcuno dice, no, ma io cammino nella grazia. Ok, fatti una domanda. Quando preghi, durante le tue giornate, sei più consapevole dei tuoi limiti o sei più consapevole della sua grazia? Sei più consapevole dei tuoi sbagli o sei più consapevole del suo sangue? Perché Mosè, che rappresenta la legge, la prima cosa che ha detto è, ah sì, e chi sono io per farlo? Vedi, la legge ti rende consapevole di te. La grazia invece ti rende consapevole di Lui. Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? La legge rende le persone insicure, perché non ti fa vedere un Dio che si china, ma ti fa vedere i tuoi peccati. Chi sono io? Io non sono nessuno, io sono un semplice pastore di pecore, io balbetto.
Io ho ucciso un egiziano quando volevo dire io non sono in grado di farlo. Avete mai sentito qualcuno parlare così? Forse tu. Signore, io so che tu mi chiami a cose grandi, ma chi sono? Io spesso ho sentito parlare ai credenti così. Dio ti... magari è una parola, Dio ti vuole usare per fare grandi cose sulla tua città. Ma io non sono nessuno. Ma chi ha detto che tu devi essere qualcuno? È lui qualcuno. Anzi, Paolo dice, Dio ha scelto le cose deboli, le cose pazze, le cose che non sono perdure. È proprio perché sei così che Dio ti ha scelto. Perché se tu fossi qualcuno, tu prenderesti la gloria. Invece quando tu sai che non sei nessuno, lui prende la gloria. Amen? Chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Attenti alla risposta di Dio. Verso 12. Ah no, prima andiamo un attimo. Guardate la differenza con la grazia. La legge ti fa dire chi sono io, cioè consapevole di te. Guarda invece cosa dice Gesù in Matteo 19. È più facile per un cammello passare attraverso la cura di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Verso 25. I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Su chi mettevano l'attenzione? Sull'uomo. Guarda la risposta di Gesù. Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Guarda cosa fa la grazia. La grazia non mette l'attenzione su di te, la grazia mette l'attenzione su Dio. Invece la legge mette l'attenzione su di te. Chi sono io? I discepoli avevano quella mentalità. Chi si può salvare? Perché pensavano alle opere. Se la legge richiede così tanto, chi si può salvare? E Gesù dice, per gli uomini è impossibile, ma per Dio è possibile. Perché? Perché Dio ha mandato me per rendere ciò che era impossibile per l'uomo possibile. La grazia mette l'attenzione su Gesù e non su te. Esodo, verso 12. Dio disse, vai, cioè vieni, perché io sarò con te. Chi sono io? Niente, ma con me sei tutto. Tu da solo non puoi nulla, ma il tuo niente con me può ogni cosa. Perché l'attenzione non è su te, Mosè, l'attenzione è su me. Se sono io che ti chiamo, mia è la responsabilità del tuo successo. Ascoltate questa. Se Dio ti ha chiamato, la responsabilità è su chi chiama, non su chi chiama. Lui si prende la responsabilità per te. Wow! Ecco perché puoi dire, Signore, l'unica cosa che io voglio fare è dire sì. Del risultato sono cose tue, sei tu che riesci. Perché io non l'avrei mai fatto. Ma se tu sei così bravo da averlo fatto, ci sto alla sfida, dammi in cima. E fallo, perché con me ti prenderai tutta la gloria. Amen. Questo sarà il segno che sono io. Guardate, ascoltate questo. Dio sta dicendo solo questa parola. Sono io, sono io, sono io. Infatti il suo nome è Io Sono. Wow. Sai quando questo ti entra nello spirito, hai voglia di alzarti e vedere succedere qualche miracolo. Perché ha a che fare con lui, non ha a che fare con te. Quanto è bella la grazia. Lo sai, togli il velo da Gesù e lo vedi come lui veramente è. Lui ha scelto qualcuno che umanamente nessuno avrebbe scelto. Ha preso un terrorista. Perché questo era uno zelota. Uno zelota era un terrorista che voleva in qualche modo far fuori i romani. E lui l'ha preso tra i 12. Un esattore delle tasse, cioè un mezzo mafioso. E sai, questo mezzo mafioso ha scritto uno dei quattro Vangeli. Un ragazzino probabilmente di 13-15 anni, Giovanni, l'avresti scelto tu? No, i giovani, bisogna stare attenti con i giovani. I giovani sono pieni di grilli per la testa. È diventato colui che ha avuto la rivelazione di essere il discepolo che Gesù amava. Cose piccole, ma con quelle piccole Dio ha fatto cose grandi. La responsabilità, ricorda, non è sul chiamato, la responsabilità è sul chiamato. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, attenti, voi
servire Dio. Guarda la legge. La legge ti chiede di servire il Signore. La grazia invece cambia tutto. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Wow! Io amo questo perché dico, Signore, sei tu che stai servendo me, non io te. Io non sto servendoti perché tu hai gli angeli per servirti. Dio non ha creato i suoi figli per servirlo. Dio ha miliardi di angeli che lo servono. Dio ha creato noi perché non poteva contenere il suo amore. E lui aveva bisogno di qualcuno da amare. E lui desidera amarci. Lo sapete? Avete mai notato quando Gesù incontra la Samaritana? Ascoltate. Era affamato e assetato, vero? Ha fatto due azioni. Ha mandato a comprare del cibo ai discepoli e ha chiesto dell'acqua alla Samaritana, vero? No? Quindi cosa voleva dire? Veniva dalla Galilea. Era l'ora più calda del giorno. Era affamato e era assetato. Ascoltate. Serve la Samaritana e alla fine arrivano i discepoli con le buste del pane. E dicono, maestro mangia, vi ricordate? Lui dice, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Io sono sazio. Sai perché? Perché dando a questa donna mi sono nutrito. Non aveva più sete e non aveva più fame. Gesù nel darti alla sua più grande gioia. Infatti lui ha detto, il mio cibo, ascoltate, il mio cibo è fare la volontà del Padre. L'ha detto tu? Non è che io devo, lui voleva dire questo, quando io faccio la volontà di Dio, cioè servire i miei, quello è il mio cibo di sazio. Come abbiamo frainteso, noi siamo ancora lì. Strategie nella Chiesa, conferenze su come si serve strategia per far crescere la Chiesa. Quando Gesù ci ha chiesto una cosa sola, predicate il Vangelo. Perché il Vangelo fa innamorare le persone di Gesù. Il Vangelo è la potenza di Dio. Gesù, la grazia non viene per essere servita alla legge, ma la grazia è venuta per... Pensate questo, lo insegno spesso. Vi ricordate quando Gesù in Matteo 10 dice, quando andate a predicare il Vangelo, non prendete sacco per il denaro, un bastone, vi ricordate? Quella parola quando dice sacco per il denaro, sapete cos'è? È una fascia, si chiama zona in greco, che i servi portavano all'altezza del petto, ci mettevano i soldi dentro. E quando andavano al mercato con il padrone non toccava, abbiamo detto mai, il denaro, diceva servo paga, non prendeva da questo zone il denaro e pagava. Perché lo teneva qui? Perché così se cercavano di rubarlo, perché se niente niente venivano derubati, erano i servi che venivano battuti a quel tempo là. Quindi il servo la portava qui, questa fascia. Ed è la stessa fascia che quando il padrone tornava in casa, il servo usava per asciugare, lavare i piedi del padrone e poi asciugarli. Questa parola zone, questo sacco, si trova in Apocalisse 1. Quando Giovanni vede Gesù, con i capelli bianchi, vi ricordate, come la lana, dice aveva una cintura d'oro all'altezza del petto. Quella parola in greco è zone. Vi siete mai chiesti perché la cintura l'aveva qui e non l'aveva qui? Perché non è la cintura del vestito, è la cintura del servo. Gesù oggi, in cielo, è ancora vestito come un servo per servire me e te. Alza le mani e di gloria. Pensa, lui non, perché a volte noi pensiamo sì, per 3 anni e mezzo lui è venuto per servire, ma oggi lui è il re dei re, ed è vero, è il signore dei signori, ed è vero, ed è ancora il servo di servi. Quindi quando tu guarda Gesù gli dici, Signore, guariscimi, stai nutrendolo. Perché il suo cibo è fare la volontà del Padre, e la volontà del Padre è stata dare la sua vita per la vita del mondo. Wow, Gesù è venuto come servo e oggi c'è ancora il servo. La grazia di Dio ti porta a servire gli altri. Invece il figlio maggiore viveva nel vecchio patto da tanti anni di servo e non ho mai trasgredito un comandamento. Cosa vedeva? Comandamenti,
servire Dio. Invece il figlio minore ha vissuto la grazia, non aveva meriti, aveva solo peccato, ma quando è tornato il livello è stato immolato e lui è tornato in casa. Io ho detto qualche predica fa, il figlio non è mai, il figlio minore, il figlio prodigo, non è mai ritornato a casa. Noi invece abbiamo insegnato che il figlio si è ravveduto e che è tornato a casa. Il figlio minore non è mai tornato a casa, mai. Leggetelo con attenzione Luca 15. Dice che quando aveva fame nessuno gli dava le carrube dei porci. Non ha detto ho peccato, ha detto i servi mangiano e io ho fame. Allora cosa farò? Tornerò da mio padre e gli dirò prendimi come uno dei tuoi servi, cioè fammi mangiare. Voi lo chiamate l'avvedimento questo? Un figlio che torna da un padre come da un padrone, come un servo per mangiare del pane. Lo chiamate l'avvedimento questo? Io lo chiamo opportunismo. E mentre era lontano, dice Gesù, mentre era ancora lontano, il padre gli corse incontro e lo portò a casa. Il figlio non è tornato a casa, è stato l'amore di Dio che l'ha riportato. Perché se lui fosse tornato avrebbe avuto un merito. Il padre ha detto tu non devi avere nemmeno il merito di tornare, ti riporto io a casa perché tu sei mio figlio. La grazia di Dio che serve, la grazia di Dio che lava, la grazia di Dio che riconcilia. Devo andare a chiudere perché io predicherei sulla grazia di tutti. Avanti. Verso 45, attenti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Per la legge noi dobbiamo servire il Signore, ma nella grazia è Lui che serve. Amen? E dare la sua vita come prezzo di riscatto per molto. Finiamo con Esodo. Mosè disse a Dio, ecco quando sono andato dai figli di Israele, e avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono, qual è il suo nome? Che cosa rispondono loro? Dio disse a Mosè, io sono, non tu. Io, non tu. Chi sono io? Io sono colui che sono. Poi disse, così dirai ai figli di Israele, io sono, mi ha mandato a voi. Non tu. Non dipende da te, dipende da lui. La tua guarigione non dipende da te, dipende da lui. La responsabilità è su di lui, è lui che vuole servirti. E quando tu permetti a lui, ascolta, di servirti, tu puoi servire gli altri, non lui. Gesù ha detto amatevi, servite gli uni gli altri come io ho amato voi, non come voi amate me. Invece noi abbiamo sempre cercato di amare Dio, ma Pietro dopo 3 anni e mezzo gli ha detto tu sai tutto, tu sai che io ti voglio bene. Bene. Noi vogliamo bene al Signore. No, io amo Dio. Davvero? Noi vogliamo bene al Signore. Giovanni non ha mai detto io sono il discepolo che ama Gesù. Ha detto io sono il discepolo che Gesù ama. E sai, no, finché non ami il Signore, quando Gesù ha parlato con Pietro, mi ha detto Pietro mi ami tu più di costoro, mi ha detto io ti voglio bene. Allora mi ami tu senza più di costoro, io ti voglio bene. E la terza volta gli ha detto, mi vuoi bene? E dice che Pietro rimase addolorato che la terza volta Gesù gli avesse detto, mi vuoi bene? Perché Gesù stava scendendo, non è Pietro che stava salendo. E gli ha detto, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti voglio solo bene. Quando è venuto il momento della verità, io sono scappato. Ma tu non sei scappato, tu sei andato alla croce. Ma io ti voglio bene. E Gesù gli ha detto, mi vuoi bene, solo bene, pasci le mie pecore, perché con il tuo bene, il mio amore farà ogni cosa. Tu metti il poco che hai e io metterò il grande che ho per te. Questa è la grazia di Dio. Dai, siamo su piedi. Se possiamo mettere un po' di musica, facciamo un tempo di ministrazione, ce l'abbiamo. Sei qui questa sera disponibile a lasciarti servire. Amen. Amen. Qualche
fa ero a Roma a predicare nella chiesa del mio amico Francesco Basile. In un momento così, mentre stavamo predicando, Spirito Santo mi ha messo una parola dentro, che c'era una persona da casa, una persona del meridione, che stava soffrendo per un fuoco di Sant'Antonio. Non so se qualcuno ha sentito quella diretta. Sapete che quella persona è guarita? E lo sapete che è qui questa sera? Alza la mano, eccola lì. Dio è un Dio di miracoli, ci credete? I miracoli. La parola di stasera, sai cosa ti serve? A capire che Lui vuole servire te. Che Lui vuole fare qualcosa per te, perché ti ama troppo. Che la cosa più importante per Lui questa sera è che tu non esca di qui senza che tu abbia ricevuto qualcosa di meraviglioso da Lui. Ho visto muovendomi miracoli di tutti i tipi. Miracoli nell'area economica, incredibili, incredibili, situazioni bloccate, una parola profetica ha sbloccato cose che il nemico teneva legate da anni. A volte cerchiamo di ottenere le cose con i nostri sforzi, ci arrabbiamo, quando lui dice no, semplicemente, vieni da me. Per ogni tuo bisogno, dice la Bibbia, in ogni vostro bisogno, fate conoscere al Padre le vostre richieste, accompagnate da ringraziamenti, vero o no? Sai perché? Perché se sai che nella grazia è già la tua risposta, puoi cominciare a ringraziarlo, perché Dio l'ha già fatto. Io vorrei che tu chiudessi gli occhi, tu alzassi le mani questa sera, e tu prima di chiedere, lo ringraziassi per ciò di cui hai bisogno questa sera. Un giorno Gesù andò davanti a una tomba, un uomo morto di 4 giorni, la preghiera che invece è, Padre grazie che mi hai ascoltato, e ancora non aveva chiesto, wow! Non aveva chiesto, aveva già ringraziato per aver ricevuto. Perché? Perché l'attenzione della grazia è su Dio. E io ti invito a fare un ringraziamento specifico. Signore, grazie perché ho quel lavoro. E ancora non ce l'hai, ma tu ce l'hai perché la fede è la sostanza delle cose che si sperano. Quando tu fai un ringraziamento, quella è la dimostrazione delle realtà che non si vedono. È vero o no? Io non lo vedo ancora il lavoro, ma ti sto ringraziando perché già ce l'ho. E questa è l'evidenza delle cose che si sperano, la dimostrazione che io so che è mio per grazia. Dio vuole che tu veda miracoli ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Signore, in questo momento noi alziamo le nostre mani e vogliamo dichiarare rilasciato qui attraverso anche le riprese di questa diretta un'unzione di miracoli in questo luogo. Signore, non soltanto di guarigione, ma di miracoli. Di miracoli di ogni tipo nell'area finanziaria, nell'area relazionale, nell'area della liberazione, nell'area della guarigione. Ogni momento è buono per chi crede, tutto è possibile per chi crede. Io ti invito ad alzare le tue mani, alzare la tua voce e dire, Signore, io stasera ho visto la differenza fra Mosè e te. Mosè metteva l'attenzione su di sé, ma la grazia mette l'attenzione su di te. E questa sera io metto l'attenzione su te, Gesù. Non sono qui a fondare la tutto sulla mia fede, ma fondare tutto sulla tua grazia. Tu sei un Dio che ama. Tu hai dato la tua vita, Signore, per ognuno di questi figli. E in questo momento noi dichiariamo sciolto, abbiamo così iniziato questa sera, tutto ciò che tu hai sciolto in cielo è sciolto sulla terra. Vi chiedo di alzare le vostre mani e chiudere i vostri occhi. Io decreto stasera nel nome di Gesù Cristo che tutto ciò che al Calvario è stato sciolto viene sciolto oggi sulla vostra vita. Io dichiaro rilasciato un'unzione di guarigione, di liberazione, di prosperità, un'unzione profetica nel nome di Gesù, che tutto quello che il diavolo ha tenuto legato per tanti anni stasera viene sciolto nel potente nome di Gesù. Per il sangue di Gesù, tutto quello che Satana ha tenuto legato, questa sera viene sciolto
nel nome di Gesù e dichiariamo tutto ciò che ha portato distruzione nella nostra vita, legato questa sera nel nome di Gesù. Tu hai legato principati e potestà e noi dichiariamo questa sera ogni opera di spirito di infermità, di povertà, di inimicizia, di depressione, legato e cacciato dalla nostra vita nel potente nome di Gesù. Amen. Ora, cara, ti invito a pregare ad alta voce in lingua adesso. Dio salamacara santa la bacara sia. Gloria bacala la santola bala corse. Alza le tue mani e fai salire questa preghiera dello Spirito. Gloria bacala la santa la corsaia. Gloria bacala santa la bacala sia. Dio scetala bala corsaia. Oh, avanti per le corsando la carassia, fuori a cava la corsia, io vedo le corsai. Io sento che lo Spirito Santo sta liberando alcune persone da uno spirito di cecità. Se hai problemi alla vista, problemi di cataratta, vista abbassata, io ti invito questa sera a mettere le tue mani sui tuoi occhi, nel nome di Gesù. Signore, noi leghiamo ogni spirito di cecità nel nome di Gesù, ogni spirito di cataratta, ogni spirito di miopia, ogni spirito di cecità è legato nel nome di Gesù. E io comando in questo momento, fuori dalla vita dei tuoi figli, fuori ogni spirito di cecità nel potente nome di Gesù. Io decreto che tu stai ricevendo una vista chiara e stai recuperando in questo momento i gradi che tu hai perso nella tua vita. Chi sia fatto ora nel nome di Gesù? Qui c'è una persona che dovrebbe operarsi nel naturale alla vista. È un'operazione che viene rimandata, ma tu sai che il medico ha detto che tu dovresti operarti. Ma in questo momento è il Signore che ti tocca. E io vorrei pregare in questo momento per queste persone che Dio sta chiamando in questo momento per la vista nel nome di Gesù. Gloria a te, oh Anna. Signore, io ti chiaro ogni scaglia di cecità caduta dai tuoi occhi nel nome di Gesù. Ogni scaglia che ho chiude la tua vista nel nome di Gesù. Signore, sta toccando alcune persone nel cuore fisico, ha problemi cardiaci, problemi nell'area del cuore. Io vorrei pregare per queste persone che qui hanno problemi cardiaci. Vi chiedo di stendere le mani su questo fratello. Quando sono arrivato, stendete le vostre mani, mi ha raccontato che durante una diretta io ebbi una parola su una persona che aveva disturbo cardiaco. Era lui, e da quel momento il suo cuore è migliorato. Amen. Ma questa sera io ho fede che il Signore finisce questo lavoro nel nome di Gesù. Stendi le tue mani e rilascia parole di unzione, rilascia parole di fede. Signore, nel nome di Gesù, questa sera questo cuore è completamente risanato. Io dichiaro rilasciata su di lui un'unzione di guarigione, di recupero e ogni spirito di infermità sul cuore se ne va adesso nel potente nome di Gesù, e questo tuo figlio viene completamente risanato. Io dichiaro restaurato il tuo muscolo cardiaco, la funzione delle tue coronarie, delle tue vene, ti sia fatto ora completo nel nome di Gesù. Tua sia la cadana corsa, oria Lia Caracas,
Io vedo il polso di qualcuno, i nervi e i tendini nel polso di qualcuno che vengono toccati questa sera. Credo sia una donna che soffre di dolore, sei tu, vieni. Alziamo, lasciamo scorrere le parole di conoscenza in qui. Stendete le vostre mani. Io ho visto in quest'area qui, qui, questi nervi infiammati. Chiudi i tuoi occhi con e ricevi guarigione quando Dio parla, Dio fa, Dio dichiaro sciolti e risanati. Ogni problema, tunnel carpale, ogni problema di tendini, di nervi nel tuo polso viene restaurato, completamente guarito questa sera. Ora ricevilo. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Toria dalla casa. Il Signore sta toccando, non so se qui o se a casa, una persona che ha sofferto e che soffre di un linfoma maligno. Il Signore lo sta risanando e lo sta seccando, lo sta guarendo. È per te questa parola, che soffre di un linfoma. Nel nome di Gesù sii guarito completamente. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie per questa guarigione dei polsi, Signore. Grazie per questa infiammazione che torna indietro, che viene risanata. Nel nome di Gesù. Signore, io voglio dichiarare ogni grembo chiuso alla nascita aperto questa sera nel nome di Gesù. Se ci sono coppie che stanno aspettando figli, e ti invito a mettere le tue mani sul tuo grembo, anche se sei a casa, vogliamo dichiarare tutto quello che è stato legato, aperto e sciolto questa sera, nel potente nome di Gesù. Voglio che vieno. Alleluia. Tu Spirito Santo, muoviti questa sera con la tua dolce mano di grazia, Gesù, Maestro e guarigione. Tocca i tuoi figli questa sera, tocca la loro vita. Signore, io prego che tu tocchi ogni persona che soffre di paure di vario tipo, ogni forma di paura, di fobia, di attacchi di panico, ogni forma di terrore, ogni spavento, nel nome di Gesù, sia risanato, nel nome di Gesù. Grazie, Spirito Santo. Muoviti. Ogni forma di infezione, sì.